Allora, per prima cosa spendiamo una ventina di minuti e ci calcoliamo, così come ci siamo calcolati la probabilità, che era un po' più facile, di vincere al Super Enalotto, ci calcoliamo anche la probabilità di fare diciamo, dell'estratto semplice, dell'ambo, del terzo, della quaderna, della cinquina su una ruota. Come funziona, per esempio, l'estrazione sulla ruota di Napoli? Allora, Napoli, se tu giochi, quanti numeri si estraggono sulla ruota di Napoli? 5. Su ogni ruota ci stanno, chiamiamoli X, Y, Z, T e V2. Sono 5 numeri, esempio. Che ne so, esce 71, 24, 39, 7 e 85. Esempio. Questa è una tipica estrazione su una ruota. Allora, cosa significa giocare un numero sulla ruota di Napoli? Per esempio, tu hai giocato il 15 sulla ruota di Napoli, si va a vedere qui, il 15 non è tra gli estratti, hai giocato il resto. Se invece avessi giocato il 39, avresti vinto. Allora, quali sono le probabilità di vincere? Quante sono le probabilità di vincere? Ma i numeri sono sempre fino a 90, I numeri sono sempre fino a 90 perché stiamo parlando del ruolo. 5, 90. Allora, probabilità dell'estratto semplice. È uno su 90. No, un po' di più. Perché quanti sono i numeri vincenti? 5 su 9. Esatto. Quindi la probabilità di vincere con diciamo, giocando un numero è 5 milionesimo e 5 novantesimi, cioè 5 su 90, esattamente 5 su 9, perché 18. I numeri vincenti sono 5, i numeri in totale sono 90, cioè 5 possibilità, hai 5 possibilità su 9, quindi possibilità sono 5 su 9, che è un 18esimo. Quanto paga il lotto quando si vince un estratto semplice? Un tempo pagava, io adesso sono arretrato di 30 anni probabilmente, pagava, ma adesso non so quanto paga, 11 volte la posta. Su un numero? Cioè tu giocavi un euro, te ne davano indietro 11 se vincevi. È un gioco equo o iniquo? Quando, per essere equo, quanto dovrebbe pagare? 18 euro. Perché vinci una volta su 18, diciamo 18 volte metti un euro, una volta prendi 18 euro. È chiaro questo? Andiamo a vedere la probabilità dell'ambo. Su una ruota fissata, Qual è la probabilità di fare ambo? Allora, cosa significa fare ambo sulla ruota di Napoli? Significa aver giocato due numeri e tutti e due questi numeri devono stare all'interno di questi cinque. È chiaro che è più difficile che azzeccarne uno. 10 no. E quindi diventa più complicato. Vediamo quali sono le probabilità di vincere con l'ambo. 10-90. Per esempio, per vincere dovrei aver giocato per esempio il 7 e il 24. Allora, questo è un ambo vincente. Allora, vediamo un po', come abbiamo ragionato prima? Prima abbiamo ragionato quanti sono i numeri nel lotto, sono 90, e quanti sono i numeri vincenti, sono 5. Adesso ragioniamo in modo simile, quanti sono gli ambi possibili? Quanti sono gli ambi possibili? Sono 90, esattamente, quanto sono? 90. Sono C, 92. Ho detto solo la C. E quanti sono gli ambi vincenti? C5 e 2. Allora, questo è 5 su 2, si scrive così, cioè sarebbe 5 fattoriale tra 5 e 4
fratto 90. Questo numero si indica anche così. Allora, questo qua non è altro, questo era 10, 5 per 4 diviso 2 fa 10. E questo non è altro che 90 per 89 diviso 2. Quindi andando a semplificare, viene 2 su, qua mi rimane 9, 2 passa al numeratore, 9 per 89 fa 801, è uguale a 1 su 400,5. Questa è la probabilità di fare ambo, circa 1 su 400, poco meno di 1 su 400. Quanto paga l'ambo? Per quanto ne sapevo io, l'ambo pagava, mi pare che ancora paghi, 250 volte la posta. Non ma, circa il un po' più del 60% di quello che dovrebbe pagare. Almeno pagava, adesso non lo so se paga ancora, di più o di meno, 250 volte la posta. Ok? Oh, però qua la cosa interessante è che questo conto può essere fatto anche in un altro modo. Allora io posso ragionare così. È un modo apparentemente più complicato, però diciamo alla fine il conto viene esattamente uguale. Allora io ragiono, invece di ragionare sugli ambi possibili e gli ambi vincenti, perché qua quando facciamo questi conti da cosa dipende il tutto? Dipende dal fatto che le varie possibilità che sto confrontando abbiano tutte la stessa probabilità. È chiaro che un ambo rispetto a un altro c'è la stessa probabilità di uscire, però per esempio se gioco a dadi con due dadi, la probabilità di fare 7 è sensibilmente diversa di quella di fare 10, perché è più facile ottenere come somma dei due dadi 7 che ottenere 10. 7 si può ottenere 1 più 6, 2 più 5, 3 più 4, invece 10 si può ottenere 6 più 1, 5, 6 più 4, 5 più 5, 4 più 6, sono solo tre combinazioni. Comunque, torniamo qua, la probabilità di fare ambo, stavolta la voglio calcolare, invece di concentrarmi sull'ambo mi voglio concentrare sulle cinquine. Quante sono le cinquine? 95. Quante sono quelle che mi fanno vincere? Beh, sono queste qua, sono quelle dove da 5 numeri devo estrarre i miei due numeri, cioè nei 5 numeri ci devono stare i miei due numeri vincenti, e negli altri, diciamo, scusate, da 2 2 e poi 88 3. Cioè io suddivido i miei 90 numeri nei due che ho giocato e gli 88 che non ho giocato. Questi due ce li ho stati tutti e due, e questi, da questi 88 ne posso prendere 3 qualunque per completare. Per esempio la cinquina, se io ho giocato 1 e 2 mi fa vincere la cinquina 1, 2, 3, 4, 5, ma anche la cinquina 1, 2, 86, 88, 90. Allora andiamo a vedere che succede. Allora qui abbiamo 90 per 89 per 88 per 86 per 86 fratto 120, 2, 3, 4, 5. Poi qua abbiamo 88 per 86 per 86 fratto 6, che 2 e 2 fa 1. A questo punto questi e questi si semplificano, vedete che mi rimane 20 fratto 90 per 89, che è lo stesso numero di prima, cioè semplificando 2 fratto 9 per, 800, per 89 che fa come prima 1 su 400, è lo stesso numero. È un modo alternativo di pensare che può essere utile. L'importante è che arriviamo allo stesso risultato. Adesso andiamo a vedere qual è la probabilità di fare eterno. Ah, questo è il ragionamento più semplice, quindi la probabilità di fare eterno qual è? C53. C53. C90.
C93. Allora, vedete quanto scende? Perché scende? C53 è uguale a C52. Vi ricordate la simmetria? È 10 come prima. Ma C93 è molto più grande di C92, perché siccome 3 è molto più piccolo di 90, qui vedete, qui abbiamo sempre 10. Sotto ci abbiamo 90 per 89 per 88 fratto 6. Vedete qua? Qua c'era solo 90 per 89 fratto 2. Qua ho guadagnato un 88 fratto 6. È vero che fratto 3. Quindi è vero che c'è un 3 in più qua, ma c'è pure un 88 in più qua. Quindi a questo punto 10, lo semplifico, 6 passa al numeratore, quindi 2, 3, allora qua mi viene 1 fratto 3 per 89 per 44. Allora, dovrebbe venire 11.738, no? Facciamo la calcolatrice di a me. Vai, fai conti. 748, vedete, mi ricordavo 1 fratto 11.748. Questa è la probabilità di fare eterno. Se la calcolavamo nell'altro modo, adesso lo facciamo solo stavolta nell'altro modo, poi basta, perché poi una volta hai capito che funziona uguale. Nell'altro modo come dovrei fare? La probabilità di fare eterno è questa qua, 3, 3, 87, 2, fratto 90, 5. Come vedete, stavolta il denominatore non cambia, perché sono sempre le 5 di prima, però cambia il numeratore e si riduce, perché questo fa sempre 1. Però questo numero qua è più piccolo di prima. Quindi abbiamo 87 per 86 fratto 2 fratto 90 per 89 per 88 per 87 per 86 fratto 120. Questi si semplificano, questi e questi si semplificano, fa 60 che passa al numeratore. Vedete, ci avete 60 fratto 90 per 89 per 88, lo stesso, poi le semplificazioni procedono. Quindi la probabilità di fare eterno è uguale. Cioè, ovviamente sembra la stessa. Quanto paga il terno? Per quanto sapevo io pagavo 4.000 volte la posta. 4.000? Sì. Rispetto a 11.700 euro. Adesso andiamo a fare, giusto per completezza, la possibilità di fare quaderno, la possibilità di fare cinquina. La facciamo solo nel primo modo, perché tanto è più facile. Qua viene C54 C94, quindi viene 5 fratto 90 per 89 per 88 per 87 fratto 24, che passa al numeratore. Ora, se ci fate caso, prima c'eravate 6 e 10. Allora, scriviamo per 4 per 6. Questo, anzi, 6 per 20. Anzi, facciamo 60 per 2, la stessa cosa. Questo numero qua l'avevo già calcolato. Quindi basta prendere 11.748, dividerlo per 2 e moltiplicarlo per 87, fa 511.031. Non mi chiedete quanto paga la quaderna, non lo so. Adesso che succede se voglio fare cinquina? Beh, C55 fa 1, quindi questo è 1 su C95, cioè 1 fratto, anzi 120 fratto 90 per 89 per 88 per 87 per 86. Allora, se andate a confrontare, 120 uguale, tutti gli altri numeri sono uguali, c'è soltanto una 6 in più, quindi basta prendere questo numero e moltiplicarlo per 86,
E quindi fa una su circa 44 milioni, esattamente 43 milioni, 149 mila, 268. Comunque lo puoi fare più facilmente. Ok. Che quanto paga la cinquina? Adesso non lo so, è cambiato, però un tempo pagava solo un milione di volte la posta. E si poteva giocare solo 1000 lire. Quando era in giro? 1000 lire. Mi potevi vincere un miliardo. Però c'è un motivo, anche là c'era un motivo. C'è un motivo. Qual era il motivo? Adesso il motivo è venuto un po' meno perché le cose sono più controllate, però anche adesso forse il motivo un po' meno, ma non del tutto meno. Il motivo era prevenire le frodi. Perché supponiamo che tu un tempo chi estraeva i numeri all'otto? La persona. Bambini. Mettiamo la bene. Bambino. Ci fu pure toscano. Ci fu tanto tempo fa. Cioè che cosa. Come si può organizzare una truffa? A peso. Peso, a temperatura, una pallina un po' più calda. Allora, capito? Allora, supponiamo che tu sappia che qualche numero ha una possibilità un po' più grande di uscire. Allora, se tu vai a giocare quel numero, magari ci sono dei controlli statistici, cioè che se tu vinci troppo. Però sulla cinquina, tu ne hai giocate tante, poi ne avete un, cioè, diventa veramente complicato dimostrare che qualcuno abbia, perché è talmente raro. Però quelli che ne so fanno giocare, se sanno la rapidità da 1 su 43 milioni riescono a portare 1 su 100.000 e prendono 1000 giocatori, ognuno ne gioca 100 e alla fine vincono, capito? E quindi per prevenire le frodi si ponevano dei limiti, cioè in maniera tale che non diciamo fosse diciamo conveniente scappare ai piedi. Oh, vediamo un po' adesso, quindi abbiamo calcolato queste probabilità, dovremmo avere ancora un quarto d'ora. 15 minuti. 15 minuti. No, 15. Vabbè, ho detto che andavo 10 minuti più. Facciamo un altro gioco. Fatti i conti, dovrebbe funzionare, speriamo che funzioni. Allora, il gioco è il seguente. Adesso andiamo a vedere se in quest'aula ci sono almeno due persone nate lo stesso giorno e lo stesso mese. Allora, voi dovete scegliere su cosa puntate. Ci sono, no, o che non ci siano? Ci sono. Ci sono. Eh? Vabbè, se vi conoscete, grazie. Comunque, si vince. Vabbè, no, è sbagliato perché ho già superato. Allora, quello che vi può confortare è che io avrei puntato sul fatto che ci fossero. Perché? Perché in realtà la probabilità, supponendo, anche solo supponendo l'equidistribuzione dei nati durante i giorni dell'anno, la probabilità che ci siano due persone nate allo stesso giorno, allo stesso mese, diventa più del 50% quando le persone sono almeno 23. Siccome ho fatto i conti, siamo una trentina, è chiaro. Ma adesso andiamo a vedere, perché magari c'è pure una coppia, ma quello non credo, ma. Però vediamo per quale motivo ragioniamo, perché la probabilità, perché uno pensa i giorni dell'anno sono 365 e uno pensa vabbè ce ne voglio 180, no, perché il primo tu c'hai la scelta libera, è sicuro che non ci sono due persone perché uno solo. Il secondo, qual è la probabilità che sia nato lo stesso giorno del primo
1 su 365. Ecco, andiamo a vedere il secondo, il terzo. Il terzo adesso, quali sono la probabilità che i tre siano nati tutti e tre in date diverse? Sono 364 su 365. Questa per, affinché il secondo non sia nato nello stesso giorno del primo. E poi? 365 e basta su 3, che è 1 per questo, per questo. Però attenzione che le probabilità si moltiplicano. Qua stiamo supponendo che gli eventi siano indipendenti. In realtà gli eventi non sono indipendenti, però è peggio ancora, cioè la probabilità che siano nati in giorni diversi scende ulteriormente. Ovviamente la probabilità che siano nati lo stesso giorno è il complementare, quindi quella sale, e quindi ancora un po' di più. Ora, quando andrò a prendere la quarta persona, per quanto devo moltiplicare? 362 su 365, così via. Come vedete, cioè il primo non deve evitare niente, il secondo deve evitare un giorno, il terzo deve evitare due giorni, il quarto deve evitare tre giorni, il quinto deve evitare quattro giorni. Come vedete, il numero di giorni che deve evitare aumenta, quel prodotto cala drammaticamente. Quando si arriva a 20, si fanno i conti e si vede che la probabilità, questa probabilità scende al di sotto di un mezzo, e quindi l'altro, questo si chiama paradosso dei compleanni. Allora, vediamo un po'. Chi è nato a gennaio? Giorni? 18. 7, 18? 26. 26. Febbraio, eh? 5. 17. 15. Marzo. 21. Aprile. Maggio. 4. Giugno. Giorni? 12, 11 e 9, qua siamo andati vicino. Luglio. 26. Agosto. 30. 14. 25. 30. 30? 25. 25, già due punti. Ok, quindi avete visto che funziona. Poi, vabbè, per completezza dici settembre. Che giorni? 26. Ottobre? 9. Dicembre? Ah no, novembre. Novembre? 22. Dicembre? 9. 11. 3. No, va bene. Quindi sono quelle due coppie là. Però vedete che ce ne stavano due. Stava almeno una coppia. Allora, quindi questo qua si chiama paradosso dei compleanni. In realtà, qua mi dilungo 5 minuti, però questa è una cosa che richiederebbe ore. 4 minuti. Più recupero. Ok. Allora, nascono più maschi o più femmine? Maschi. Più femmine. Quando è 50? Non sicuro. Allora, dipende dai genitori. Su 2000 persone nascono 1025 maschi. No, aspetta, com'è? No, aspetta, così 105 a 100, quindi saranno 1025 maschi e 975 femmine, più o meno. Nascono più maschi. Fermi. Ora, secondo voi la natura fa le cose a caso? No. Bravi. Perché nascono più maschi? Che dobbiamo scegliere. Ma come ci In realtà
Allora Z è tipo i maschi sono più fragilini, poverini. Ne muoiono di più. Quando si arriva all'età riproduttiva, il numero è uguale. Quindi la natura mette a conto che una riserva in più, in maniera tale che quando si arriva all'età riproduttiva più o meno, oddio, con il progresso della medicina questo incrocio si sta spostando sempre in là con gli anni. Una volta era 20, adesso era 25, ora era 30, non lo so quant'è. Casualmente non lo so se sia correlato o meno anche l'età in cui la gente si va a sposare, mediamente del primo matrimonio aumenta. Poi aspetta, non è finito. Questo è il fine perché lo fa la natura. Ma come fa fisicamente la natura ad assicurarsi che nascano più maschi? Che è più leggero il cromosoma X. Esatto. Il gene X, allora una femmina ha due geni X, due cromosomi X, due cromosomi. Il maschio ha una X. Oh, la Y però se la dai a guardarmi questo qua è fatta così. Ci manca qualcosa. Cioè, è proprio corta corta la puzza. Quindi ci manca mezzo cromosoma. Quindi è più leggero. Di quanto? Quanti sono i cromosomi? Quindi uno dice 1 su mezzo su 90 è poca differenza. A parte che poca differenza può contare. Ma in realtà quello là è un cromosoma che è grosso molto di più degli altri. Quindi stiamo parlando di una differenza percentuale di qualche punto percentuale. Cioè, lo spermatozoo che porta il cromosoma, diciamo, maschile, diciamo il corredo genetico maschile, è più leggero. Se la macchia è più leggera, quindi più ti conti magari a me. Però vive anche di meno. Però vive anche di meno. Aspetta. Vabbè, quello dipende da altri fatti. Fermi che non è finita. Allora, da chi dipende il sesso del nascituro? Dalla femmina. No, perché che ne so. E chi l'ha detto? Vedi? Allora, questo è un problema. No, ragazzi, è una cosa seria. Allora, vi hanno insegnato a scuola che dipende dall'uomo perché è l'uomo che fornisce il cromosoma X o Y. La donna ci mette solo la X e quindi dipende dall'uomo. E l'uomo determina quante macchine ci sono con il corredo maschile e quante macchine ci sono con il corredo femminile alla partenza del Gran Premio. È una metafora, però non, ci volete ride, però non è una cosa semplice. Il percorso chi lo fornisce? La donna. La donna. Quando fate una gara di Formula 1, sapete che le auto hanno diverse caratteristiche, per esempio la Ferrari ha delle caratteristiche, la McLaren ha altre caratteristiche. Ci sono dei circuiti che favoriscono una macchina o un'altra macchina? Allora dal punto di vista logico potrebbe dipendere pure dal circuito? Il circuito che ci mette la donna. Quindi dipende da tutti e due. Vedete? Cioè, a fare gli errori logici è facile, dipende dalle... capito? Dalle ipotesi dove ci siamo messi, cioè che prendiamo per buone. Se noi pensiamo che tutti i circuiti siano uguali, è chiaro che dipende solo da Roma, ma se tutti i circuiti non sono uguali, dipende da tutti e due. Se il percorso favorisce le macchine più pesanti, uscirà sempre una fede. Va bene?